Ciao a tutti, siamo Alessandro Pizzi e Paolo Battistini, state guardando Golf Project. Oggi parliamo del grip. Il grip è la posizione delle mani sul bastone. Come si mette la posizione delle mani sul bastone? Paolo, dammi la tua mano sinistra. Allora, il bastone nella mano sinistra va dalla prima falange dell'indice fino a sotto questa linea. Praticamente quando impugno la mano sinistra, prima chiudo le dita e poi chiudo il palmo. Devo vedere il bastone che non va nel palmo, nell'incavo del palmo, ma che sta praticamente appoggiato alla base delle dita. Immaginate di prendere in mano una borsa pesante, la prendereste in mano con le dita, non con il palmo, perché il palmo non ha forza. Quindi questa è la prima regola per impugnare bene la mano sinistra. Quando impugno il bastone con la mano sinistra, devo vedere che la faccia del bastone è dritta e perpendicolare a dove voglio tirare. Il pollice della mano sinistra sta leggermente sopra e verso destra. Per quanto riguarda la mano destra, ci sono due tipi di impugnatura. Paolo, tu che impugnatura usi? Io uso l'interlock, nonostante sia della Juve, uso l'interlock. L'interlock praticamente è la sovrapposizione del mignolo della mano destra con l'indice della mano sinistra. Invece il grip più comunemente usato è overlap grip e il mignolo della mano destra si mette tra l'indice e medio della mano sinistra. Come si fa a capire qual è il grip migliore da utilizzare, se l'interlock o l'overlap? Dipende da voi, dipende dalla comodità, quando impugnate il bastone la prima volta come vi trovate, dipende anche dalla grandezza delle dita. Se ho le dita molto corte e abbastanza larghe è meglio avere l'interlock, se ho le dita lunghe, come le mie, è meglio usare l'overlap. Se siete Tiger Woods, interlock. Eccoci qua i comuni errori dei comuni mortali sul grip. Ok, partiamo innanzitutto dal grip in mezzo al palmo, quindi non correttamente nelle dita ma perfettamente in mezzo al palmo, quindi azione dei polsi zero. Secondo errore comune è il grip a quattro nocche, quindi una mano sinistra molto forte che produrrà una faccia del bastone molto chiusa, quindi dei ganci parabolici. E poi invece, per parlare della mano destra, un grip totalmente forte, quindi completamente girato verso destra, che farà lo stesso effetto, quindi vi farà chiudere la faccia del bastone in maniera clamorosa, oppure un grip completamente debole, come vedete Ale ha completamente la spalla destra girata sopra, la mano destra che vede tutte le nocche, un'altra posizione non corretta che vi farà fare degli slice tutti verso destra, bosco a destra. Quindi Paolo, com'è la posizione corretta? Posizione corretta è come hai spiegato tu prima, Ale, quindi quello che dovremmo controllare è mano sinistra due nocche, mano destra farà una piccola V tra pollice e indice, quella V dovrà andare a mirare correttamente verso il mento. Con un grip normale, neutrale, dovreste riuscire a ottenere dei colpi perfettamente dritti. Per ricollegarci al grip, un altro fondamentale è la posizione, quindi la posizione che mettete sulla pallina, quindi come mi dovete mettere con il corpo. Partiamo dai piedi, che è detto stance, quindi la posizione dei piedi nell'address. Quindi i piedi li metterò larghi come le spalle, quello è importante con un ferro medio. Poi cosa cercherò di fare? Quando ho un legno li allargherò un po' più delle spalle, quando farò un approccio più stretti delle spalle, per avere un giusto equilibrio e una giusta rotazione. Per quanto riguarda la posizione dei piedi, delle punte dei piedi, leggermente extra ruotate all'incirca 30 gradi per ottenere la migliore rotazione del bacino. Poi, per quanto riguarda la posizione del corpo, come possiamo fare? Prendiamo il bastone, lo mettiamo all'altezza dei fianchi, stiamo belli dritti, ci pieghiamo a questa altezza con le gambe tese, ok, e poi pieghiamo leggermente le ginocchia. Poi lasciamo cadere le braccia perfettamente lì, le avviciniamo e questa sarà anche la nostra corretta distanza dalla palla. Quindi mi raccomando, ritorniamo dritti, prendiamo il bastone, ci si piega uno, ci si piega due le ginocchia, si lascia cadere le braccia, si mette il grip come abbiamo spiegato prima e siamo pronti per partire. Anche
anche per quanto riguarda il setup ci sono errori comuni. Un errore comune è quando si ha una posizione troppo ingobbita della schiena e praticamente ho le ginocchia troppo piegate. Girati pure Paolo. Anche per quanto riguarda lo stance, le punte dei piedi sono troppo interne e quindi cosa succede con questo? Non riesco a ruotare bene i fianchi sia nel backswing che nel downswing. E un altro errore comune è che ho le ginocchia e le gambe troppo steccate nella posizione, invece bisogna sempre un po' piegarle. Eccoci qua alla fine del nostro primo video. Se avete curiosità, domande o altre perplessità, scriveteci sempre sulla nostra pagina Facebook o sulla nostra pagina di YouTube. Ciao a tutti! Ciao a tutti!